Scioperiamo perché contro la manovra finanziaria, in quanto con questa manovra finanziaria non si risolvono i problemi. 2 miliardi e 300 milioni per i rinnovi contrattuali sono davvero pochi, ma soprattutto pochi soldi per ridurre i tempi da spesa, quando la vera soluzione sta nell'assumere il personale. Abbiamo un tetto di spesa bloccato da 20 anni, basta riassumere il personale, ripopolare gli ospedali, riaprire gli ambulatori e quindi i cittadini avranno le necessarie garanzie che oggi non hanno. Per le pensioni, molti medici andranno in pensione con il rischio di una decurtazione pari da 200 euro a 1000 euro al mese per tutta la vita. Hanno fatto dei progetti durante l'attività lavorativa, anche riscattando per decine di migliaia di euro, e adesso si trovano davvero messi male e quindi fuggiranno al più presto possibile.